Beh, il sole questa mattina ci accompagna. Partiamo per questa nuova avventura. Mi sorge un dubbio, che giorno è oggi? Ci devo pensare. Questa mattina la partenza è da Canischio. Gli arzilli si sono scissi e siamo solamente in due. La neve tutto sommato è abbastanza compattata, ma abbiamo messo comunque i ramponcini perché in alcuni tratti c'è un po' di ghiaccio e si scivola un pochino. La giornata sembra promettere abbastanza bene. Ho già fame anche adesso di nuovo, no? Non è possibile. Stiamo percorrendo la strada che normalmente porta verso Cima Mares. Di solito si può passare anche con mezzi come l'automobile, salvo fermarsi al cartello che abbiamo visto precedentemente, dove si ha l'accesso solo se si paga una quota associativa attraverso una tessera. Soglio alle mie spalle è quella che è definita per antonomasia la montagna tipica di tutti i calavesani, unitamente anche comunque alla Quinzena, che però si trova tutto da un'altra parte. Per avvicinarsi alla chiesetta di San Bernardo di Mares, che ormai è proprio a due passi, mentre sullo sfondo si intravede Cima Mares e pare che ci sia anche qualcuno. Davanti a me la chiesetta di San Bernardo di Mares, bellissima, bianca e confusa con la neve. A fine di agosto qui a Mares si celebra la festa in onore di San Bernardo, dove si fa la processione, si fa la messa e poi si fa l'incanto, cosa di cui magari parleremo in seguito, della quale non sono a conoscenza in modo particolare. La festa è molto bella, dura due giorni e si può accedere fino a quassù anche con i propri automezzi, fermo restando a chi vuole, insomma, sceglie di venire a piedi. Volevo chiedere alla mia amica Laura, che anche lei fa parte del gruppo Arzilli Vecchietti, che cosa fosse esattamente l'incanto, ma non vuole parlare, è un po' restia a parlare davanti alla camera, così mi ha raccontato un attimino che cosa succede. Praticamente l'incanto non è nient'altro che un'asta dove tutti portano delle cose che vengono poi vendute e con il ricavato, viene lasciato alla chiesa di San Bernardo.
Dopo la piccola sosta qui davanti alla chiesa di San Bernardo, ci dirigiamo verso Cima Mares, che si intravede lassù, insomma, con un po' di gente che sta prendendo il sole e che si sta beando di questa magnifica giornata. Eccoci arrivati in cima a Punta Mares. La giornata è sempre piacevole, c'è qualche velatura in cielo, ma si sta decisamente bene. Il panorama è fantastico come sempre e sullo sfondo vediamo una delle nostre montagne di cui parlavamo prima, la Quinzeina. Bene, a questo punto non ci resta che scendere nuovamente verso la chiesetta di San Bernardo, dove ci fermeremo a mangiare e poi anche a prendere un po' di sole, perché vogliamo anche abbronzarci e diventare belli, eh? Beh, che dire, i panini erano buoni, il pranzo è stato soddisfacente, beh, mancava un bicchierino di vino, pazienza. Però andare via di qua con questo sole, questa meraviglia di tempo e di panorama, è veramente un peccato. Quasi quasi chiedo se c'è una casa in affitto da queste parti. Dopo questa bella giornata passata qui a Punta Mares, si risente per tornare verso casa. Andiamo a lavorare! Ah,